perché ci sono stati episodi, vorrei ricordare all'Idol tempo fa, due rapine in quei giorni, tempo fa via Giulio Cesare, vicino al Tribunale di Vasto, la Questura di Vasto, hanno fatto una rapina alla gioielleria qualche settimana fa, perciò gli episodi ci sono. Le telecamere sono un deterrente, servono, non sono sufficienti, però è chiaro che la carenza di organico del personale, delle forze dell'ordine, fa sì che chiaramente c'è poco controllo perché mancanza di persone. Io prima mi ricordo che vedevo tante pattuglie sotto tutti i giorni, posti di blocco. Oggi purtroppo non possiamo aspettare che venga qualche macchina della Criminal Poll da Pescara saltuariamente. Noi abbiamo bisogno, caro prefetto, di persone più presenti e più personali. Perciò lei, dicendo che non c'è problema sicurezza, mette anche in discussione questo. Invece di aiutarci, forse. Così non fa l'interesse della collettività. Noi avremmo bisogno da parte sua, prefetto, che dicesse la verità e avere il coraggio di dire, andare al ministro degli interni a dire che Vasto è senz'altro, c'è un problema molto serio. E i fatti ci danno ragione perché gli episodi che accadono nella quotidianità di macchine incendiate, furti, rapine, truffe e scippi sono problematiche serie e non possiamo scherzare su questo. Cioè, questo è il mio appello. Prefetto, non è un modo polemizzare, però non possiamo accettare da parte sua che tutta la collettività possa sentire da parte sua che, ecco, lei da poco che sta qui forse non conosce bene il territorio, ma noi ci viviamo e conosciamo il territorio. Noi non abbiamo scorte, non abbiamo le macchine blu, però la gente non può stare in casa e avere la paura che la notte possa avere un furto, una rapina. Non possiamo vivere con questo terrore, perciò, ecco, questo è il mio appello al prefetto. Sansalvo, le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 10 anni, sia l'amministrazione Marchese che l'amministrazione Magnacca, hanno chiesto a gran voce la tenenza qui a Sansalvo. Una differenza che mi è stata spiegata molto bene proprio da un'altra carica dell'arma dei carabinieri. Che cosa fa la tenenza? Non solo porta più uomini, ma dà la possibilità a questi uomini di svolgere indagini. Quell'operazione di intelligence che sì, giusti i fermi delle auto, ma è importante che questi fermi vengano messi a rete in modo da poter indagare ciò che si nasconde dietro determinate persone. Sansalvo non ha i numeri in quanto a popolazione, ma questo è un territorio, viene sempre vista come la Vallata del Trigno come un territorio unico. Questa potrebbe essere una buona occasione per definire Vasto, cioè Sansalvo e tutta la Vallata del Trigno come un territorio unico. In questo modo i numeri ci sarebbero. Noi abbiamo bisogno, come territorio di confine, di avere delle forze di intelligence per poter valutare questi termini. Sicuramente quello che dice è giusto, però le voglio dare una cattiva notizia. Probabilmente c'è il rischio che la compagnia di Vasto qualcuno potrebbe chiudere. Se lei sa, come tutti sanno, il Tribunale di Vasto c'è una proroga di altri 3 anni. Se dovesse chiudere il Tribunale di Vasto, non ha più senso che esista la compagnia di Vasto. Significa che la compagnia di Vasto, dove c'è oggi il maggiore, potrebbe chiudere. Questo è un auspicio che noi non ci auguriamo perché ne abbiamo necessità. Pertanto qua c'è il rischio che oggi con la chiusura del Tribunale di Vasto, che speriamo che non accada, però da quello che tutti dicono che fra 3 anni questa proroga potrebbe chiudere, chiudendo il Tribunale, la compagnia andrebbe a morire perché se non c'è un Tribunale non ha più senso esistere compagnia. Perciò oggi abbiamo il rischio che Vasto conservi la compagnia e che Sansalvo, che legittimamente lo chieda, sarebbe utile e benvenga. Però qui c'è il rischio di perdere quello che abbiamo, cioè oggi chiedere di avere Sansalvo, qui rischiamo di perdere il Tribunale di Vasto e la compagnia. Perciò io le dico che oggi il problema è molto serio, il territorio nostro rischia, se dovesse succedere questo, speriamo di no, che rimarremo veramente isolati e sarà sicuramente un problema enorme. Grazie a tutti e buona giornata.